imbarazzo, vergogna e anche una grande soddisfazione, anche una gloriosa e trionfale soddisfazione perché, cioè, anche se la parte che io recito, tra l'altro sono stato anche sincero e provocatorio anche, ma la parte più interessante è la realizzazione estetica di Riccardo Giacconi, e il suo stile mi piace, il suo occhio, la sua capacità di vedere la realtà e di tradurla come opera d'arte nel mirino della sua macchina fotografica, cioè la cosa che più mi piaceva è proprio il suo collage di lo-fi per comporre un quadro colorato, un quadro che è fondamentalmente esteticamente visivo. Poi la storia, sì, la storia, la mia personalità, so che non tutti sono d'accordo con quello che dicono, per cui la cosa mi avrei preferito non provocare nessuno, ma è andata così. Ma sì, secondo me ci starebbe benissimo. Il problema è che io ho dei problemi di salute legati alla mia età, al mio sistema nervoso bombardato e macerato dal tempo, e poi gli ostacoli sarebbero comunque molti da superare perché il business presenta delle contraddizioni violentissime, quasi mai proporzionate al risultato che si vuole ottenere. Cioè, si ammazza, cioè, per dire tra virgolette, si ammazzano di fatica e di gloria alla fine solo per il gusto agonistico di spararsi a vicenda alle varie bande, non per il bottino, per intenderci. Allora, questa enfasi militare, bellicosa, concorrenza, è la concorrenza spietata della giungla metropolitana. Ecco, questa concorrenza in effetti è uno dei peggiori ostacoli. E che sommate alla mia salute proprio mi fanno perdere qualsiasi voglia di andare a farmi massacrare dalle bande rivali di case discografiche, editrici, eccetera. Allora ci sarebbe teoricamente lo spazio, ma ne ho già abbastanza, lo faccio a casa mia. Sì, in talent show ci andrei, perché sì, ci andrei. Ci andrei per la gloria, anche so che è molto faticoso, perché aiuta molto dal punto di vista economico, e poi è uno spettacolo. Non amo molto i giudici che sono lì, e i giudici che sono lì, vedi che però ho risposto che ci andrei, diventano dei capri espiatori, cioè dei bersagli ambulanti per cui o sono amati o sono odiati, e ti tiri addosso fatalmente quelli che in internet dicono, ti insultano, dico, qualsiasi cosa tu faccia, se sei pubblico c'hai anche quelli che ti odiano, i detrattori, gli invidiosi o quelli che la pensano diversamente, quelli che hanno altri gusti, che si sentono derubati. Allora diventa molto pesante, però ci andrei. Ci andrei perché, come vedi, sono ancora un po' esibizionista, però soltanto nella parte che riguarda la musicale. Non mi candiderei per nessun partito politico. Sì, Rock and Roll Robot nell'81. Festival Bar, CBS, è nata mia figlia, la prima figlia Valentina. È stato il momento più felice della mia vita, l'81. Però è stato un picco, non posso vivere sulla cima dell'Himalaya. Sono dovuto scendere a trovare la via.